era rivolta ai clan del Cosentino per farsi restituire degli assegni versati ad un imprenditore di Amantea per dei lavori, stringendo accordi inoltre per entrare e lavorare nel mercato calabrese. Così una imprenditrice di Lucca, con incarico nel direttivo di Confindustria, ha fatto scattare le estorsioni e le minacce contro l'imprenditore di Amantea. Quest'ultimo, riempito di botte, non si è dato per vinto e si è rivolto al commissariato di Paola. Da qui le indagini, assieme alla squadra mobile di Cosenza diretta dal vicequestore Ciccimarra, sono finite alla direzione antimafia di Catanzaro, che ha coordinato tutte le operazioni. Vi erano fra le persone coinvolte alcuni personaggi di spicco nel panorama criminale cosentino ed di Amantea. Per cui la direzione distrettuale antimafia ha raccolto il fascicolo e coordinato l'attività investigativa, che poi si è andata sviluppando anche attraverso attività tecniche di intercettazione, che ha consentito di acquisire elementi a conferma di quanto dichiarato dalla vittima dell'estorsione. C'era l'urgenza di interrompere innanzitutto l'iter criminoso. E poi noi sapevamo di avere emesso il decreto di sequestro delle quattro cambiali di 4.300 euro circa ciascuno per 13.000 euro che il De Seta era stato costretto ad emettere a favore della Zambon. Allora il fermo di questi titoli all'atto della loro presentazione in banca avrebbe scoperto l'attività giudiziaria e quindi avrebbe creato sostanzialmente pericolo di fuga in relazione al quale abbiamo agito. In manette sono così finite sei persone, tra le quali un imprenditore nel settore del riciclo dei rifiuti ed ex presidente del Castrovilla di Calcio Marcello Marrelli e l'ex allenatore del Castrovilla e del Corigliano Franco Germano, tutti accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gravissimo il fatto che l'imprenditrice del Nord abbia scelto la malavita per curare i suoi affari. Credo chiaramente che esista un problema di risposta delle istituzioni alle esigenze di tutto, insomma, questa ne è una parte. Se in una parte del territorio nazionale si ritiene che il ricorso alle organizzazioni criminali offra una risposta rapida a determinate esigenze, io credo che questo sia un problema per lo Stato, per le istituzioni. Ma grazie al coraggio di un imprenditore è stato possibile svelare la squallida operazione e fare luce su una gravissima commistione. Con riguardo al De Seta, che si rivolge alla polizia giudiziaria per cercare di resistere alle pressioni che riceve da ambienti malavitosi in rapporto ad una situazione di credito debito tra lui e la Zambon. La Zambon, che è un'imprenditrice di Lucca, sostanzialmente credo molto vicina alla stessa Confindustria, trova probabilmente agevole, essendo entrata in rapporti con soggetti che gravitano intorno alla criminalità organizzata, di rivolgersi a loro per risolvere i suoi problemi con il De Seta. E tra l'altro chi si assume questo compito si aspetta di ricevere qualche cosa dalla Zambon. Siamo nel campo del io do una cosa a te e tu dai una cosa a me. E quello che è particolarmente da sottolineare è questo intreccio, che in qualche misura diventa perverso, tra impresa e criminalità calabrese. Tra impresa del nord, e ancora crea più problemi, e criminalità calabrese. Una settima persona, il boss di Puppo, è ricercata e queste indagini, assicurano DDA e Questura di Cosenza, sono solo la punta di un iceberg. Adesso si attenderà la